Vediamo se ha il coraggio di venire qui a rispondere alle domande. Bulletto Starace. Già il cognome non aiuta, Fusaron, eh? Beh, il cognome non aiuta perché, come diceva Marx, le tragedie si ripetono due volte nella storia. La seconda volta come farsa, però. Qui siamo al cospetto di un vero e proprio attacco costante al mondo del lavoro. Non credo sia soltanto una casualità quella delle parole di Starace. Se consideriamo che è una linea generale che si sta imponendo negli ultimi anni, se pensiamo che non molto tempo fa un certo Serra diceva che in fondo bisognava limitare il diritto di sciopero, se pensiamo a qualcun altro che in seno al governo diceva che bisognava in qualche misura limitare dopo gli scioperi del Colosseo ancora il diritto di sciopero, e se arriviamo a queste parole che sono le parole puramente terroristiche, per usare un aggettivo oggi in voga, utilizzate contro il mondo del lavoro. Perché è evidente, diciamolo pure, dal servizio emergeva, libero mercato, chi non l'ha capito, vuol dire libertà per il forte di massacrare il debole. Facciamo vedere libertà le immagini che arrivano dalla Francia. Domina, va? Di massacrare. Ma in Francia stanno ribellandosi, anche lì una stampa libera dovrebbe far emergere quello che sta avvenendo in Francia, dove i lavoratori si stanno ribellando al dominio del capitale. È la logica della lotta di classe che oggi è divenuta un massacro. Sacro di classe. I dominanti nelle forze espressive delle banche che abbiamo visto prima, dei centri di potere, stanno letteralmente massacrando col manganello metaforico in questo caso i dominati, perché quando si arriva a queste parole, ispirare terrore, paura nei lavoratori, perché questo emerge al di là di tutto, siamo veramente in una situazione preoccupante. Secondo me è proprio il tipico manager che piace a Renzi.